Mattia Michia, benvenuti nel mondo di Maffi. Oggi andremo a fare un altro video tecnologico, quindi ci sarà anche una recensione. Allora, come vedete è arrivato un pacco della DHL, perché si vede tutto giallo. Quindi, ora lo andiamo ad aprire. Meno male che la busta è sottile, quindi si apre. Allora, vediamo questo. Come vedete, tutti i pacchi che vengono dalla Cina sono ben protetti, per fortuna, che certe volte arrivano cose distrutte. Quindi togliamo questo. Allora, ecco qua, come vedete è una fotocamera sport. Ora ve la faccio vedere meglio, è in 4K, quindi alta risoluzione. Ora andiamo ad aprire, vediamo com'è. Allora, eccola qua. Che bollino, guardate che bellino, di questo colore turchese. Allora, come vedete, questo è l'involucro della fotocamera, quindi ora noi andiamo a vedere come si toglie. Se non sbaglio si fa così, ok. Allora, andiamo a toglierlo, quindi lo apriamo ed ecco la fotocamera, guardate che piccola, ok. Allora, quindi questa è una fotocamera ultra HD wifi, quindi si collega anche tramite il wifi. Ora andremo a vedere come funziona, però prima vi faccio vedere questo. Lo chiudiamo così. Questo è la custodia impermeabile della fotocamera. Come vedete sotto ha questo questo qua, che praticamente è un adattatore per il bastone del selfie, per il treppiedi e altre cose. Quindi si può adattare a diverse cose. Quindi abbiamo questa, l'involucro per la subacquea. Questa che è la fotocamera, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Qui ci sono delle stringhe, delle stringhette, quindi penso che si usino per determinati tipi di riprese, quindi per bici o per caschetti, eccetera. Poi abbiamo questo qua, che come vi dicevo sono diversi tipi di adattatori. C'è questo qua, questo si muove, che è sempre per attaccarlo alla nostra fotocamera, quindi si attaccherà come questo qua, non so se lo vedete bene. Poi abbiamo un cavetto USB, quello classico, normale. Poi c'è un piano d'appoggio con il buchetto con l'avvitatore. E qui dietro c'è l'adesivo, quindi si può attaccare a un piano e poi si fanno le riprese. Poi c'è questo qua, che se non sbaglio dovrebbe essere per la bicicletta, per il manubrio della bicicletta. Infatti qua c'ha, non so se vedete, c'ha il foro con le due viti laterali. E poi c'è questo qua, che è il supporto per la fotocamera. Lo apriamo così, ve lo faccio vedere aperto. Come vedete, c'ha l'avvitatore di qua e da sotto, quindi sopra e sotto, perché la GoPro andrà inserita in questo modo. Proviamo. Ok. Come vedete, la GoPro, la fotocamera è simile a GoPro. Chiamo GoPro perché comunque è da sport. Quindi. E per ultimo abbiamo un altro avvitatore, sempre per fare riprese di ricambio. Ok, qui c'è un libretto di istruzioni con scritto Action Camera. Ok. Sì, fortunatamente le istruzioni sono in inglese. Esatto. In camera connecting.
Niente di italiano, ragazzi. Attenzione, niente di italiano. Allora, praticamente qua nelle istruzioni, non so se vedete bene, ma vi fa vedere tutti i modi in cui si possono usare gli attrezzi che vi ho fatto vedere prima io. Quindi, anche se comunque non è in italiano, è abbastanza intuitivo. Quindi, ora andiamo a posare tutti questi attrezzini qua dentro, tanto per il momento non servono. Spostiamo da qua. Allora, ora la accendiamo, vediamo come funziona. Si vede abbastanza bene. Ora dopo la proverò e vi farò vedere la risoluzione facendo il video dalla videocamera questa qua. Quindi per adesso ve la faccio vedere accesa, non so se si vede bene. E dopo vi faccio vedere appunto, continuando il video, come si vede questa fotocamera sport piccola. Quindi per il momento è tutto. Ci vediamo al prossimo video.